Allora, questo video è per ringraziarvi innanzitutto delle decine di messaggi che continuate a mandarmi. Finalmente posso dire che sto bene, non sto benissimo, ma non sto più male come prima. Sono praticamente in casa da quando sono uscita dall'ospedale, ma in realtà sono uscita tipo 3-4 volte quando proprio avevo necessità di uscire, perché non è che io sia completamente ripresa, anzi, tutt'altro. In questo periodo mi sono un po' buttata a registrare video su YouTube, infatti se avete visto ho pubblicato un po' di cose nuove, se non avete visto andate sul mio canale YouTube, vi metto il link da qualche parte, insomma ve lo metto. E praticamente la prima volta che uscirò seriamente sarà venerdì prossimo, quindi non quello di questa settimana, quello dopo. E infatti questo video è anche per invitarvi a questo evento, che è un evento a cui ho promesso di partecipare prima ancora di star male, per cui non volevo veramente né mancare la parola data né tantomeno perdermi l'evento perché sarà una figata, ne sono certa. Si tratta di una serata in cui suoneremo in acustico, dico suoneremo perché non ci saremo solo io, Dan e Frank come al solito, ma ci saranno altri gruppi che suoneranno e che si susseguiranno durante la serata, per cui sarà veramente una figata. Non so se mi sono accorta mentre parlavo che mi è venuto a dire altri gruppi, mi è venuto un sorrisone, per cui insomma ci saranno altri bei gruppi. Alcuni di questi gruppi li conosco, artisti, alcuni artisti li conosco, come Ricky dei Mistakes, come Giacomo Voli, Jake o Jack. Io lo chiamavo Jake, ma vabbè, comunque Giacomo Voli. Ma ci saranno anche gli Strigas, perché mi soffermo sugli e altri gruppi in realtà, andateli a vedere, vi metto nella descrizione, vi metto direttamente il link all'evento, così per l'indirizzo eccetera, la serata sarà al Neschi, quindi per l'indirizzo e tutto il resto vedrete i dettagli proprio nella descrizione. Perché mi soffermo sugli Strigas? Perché qualcuno di voi ha notato che io ho questa rubrica su Instagram, e se non mi avete ancora aggiunta su Instagram fatelo immediatamente. Ho questa piccola rubrica in cui ogni tanto posto delle foto di me che sto per andare a letto. La rubrica goliardicamente si intitola Vado a letto con. E praticamente ogni volta io indosso la maglietta di un gruppo diverso e scrivo vado a letto con il nome ovviamente del gruppo. La cosa era veramente carina, è nata per scherzo ed è diventata una costante, e per cui sono andata a letto con i Megadeth, sono andata a letto con i Dream Theater, sono andata a letto con gli Iron Maiden, sono andata a letto con Jim Morrison, insomma con un bel po' di persone. Mi fa veramente brutto dirlo così, però vabbè. Avete capito? E la settimana scorsa sono andata a letto con gli Strigas. Gli Strigas, che saranno presenti ovviamente la serata del 19, per cui veramente non mancate, mi avete chiesto in un sacco di persone chi sono questi Strigas. Perché? Perché non sono un gruppo ovviamente famoso come gli Iron Maiden, però sono un gruppo italiano, ma dal sound super internazionale. Quindi io vi dico, se volete sapere chi sono gli Strigas, approfittatene e venite alla serata. Scusate, ma dovevo dirlo, veramente ho detto devo fare un video per spiegarlo perché mi avete mandato 200.000 messaggi. Vado a letto con gli Strigas, chi sono gli Strigas? Gli Strigas sono loro. Anzi, vi dirò di più, se avete un gruppo e volete venire a letto con me, veramente mi fa proprio, cioè è piena di fraintendimenti sta roba. Comunque, se avete un gruppo, una band, una situazione e volete venire a letto con me, quella sarà una buonissima occasione per portarmi una vostra maglietta al posto di dovermela spedire fino in casa discografica. Io per il momento vi saluto, vi do appuntamento al 19 per il Rock di Sera Party 2. Ah, una piccola precisazione, che cos'è il Rock di Sera Party 2? Rock di Sera è una trasmissione che nasce tanti anni fa sulle web radio, ha girato qualche web radio. Adesso è diciamo così, in fissa dimora sul sito rockwebradio.it, e la cosa bella è che è condotto da due amici carissimi, Davide Biagini e Valentina Rossini Valex, per gli amici, quindi per me Valex.
È una trasmissione divertentissima, goliardica. La cosa veramente notevole di questa trasmissione è che si occupa di mandare in onda solo rock italiano, per cui è rock nazionale, anche se cantato in inglese, ma comunque raccoglie tutti gli artisti meritevoli, e ce ne sono veramente tanti, ragazzi, ci sono tanti artisti meritevoli qua in Italia, e li manda on air tutti martedì sera dalle 9 alle 11, se non mi sbaglio. Quindi guardatevi anche Rock, sì, guardatevi, perché in realtà sul sito si può anche guardarla, ascoltatevi o guardatevi anche Rock di sera, ma soprattutto non mancate, così ci possiamo veramente abbracciare, vi posso ringraziare guardandovi negli occhi tutti quanti di tutti i vostri bei messaggi. Non mancate il 19 sera al Neschi, io vi aspetto veramente con tutto l'amore del mondo, anzi faccio così, vi mando il solito bacio e tantissimo tantissimo amore. Ciao!